La macchina operativa ha funzionato secondo i tempi e nei modi previsti dall'unità di crisi avviata a novembre. Ora stiamo facendo tutte le verifiche necessarie per capire se il paziente ha avuto qualche contatto dal momento in cui si sono manifestati i sintomi, cosa che lui ha categoricamente escluso fin dal primo momento. L'assessore alla sanità Luigi Arru da Sassari fa il punto della situazione sul caso del cooperante sardo di Emergency, risultato positivo al contagio da Ebola e ricoverato da ieri mattina alle 5 all'ospedale Spallanzani di Roma, così come prevedono i protocolli nazionali, dopo essere arrivato a Pratica di Mare da Sassari mezz'ora prima. Intanto sono in autoisolamento le 3 persone che potrebbero aver avuto qualche contatto con lui. 2 volte al giorno controllano la temperatura corporea, che finora non hanno manifestato alcun sintomo. Sotto controllo anche gli operatori del 118, che lunedì hanno trasportato il paziente da casa al reparto di malattie infettive di Sassari senza passare dal pronto soccorso. Operatori che erano però completamente protetti. Non stiamo parlando di un untore, ma di un professionista che ha gestito la situazione con molta coscienza. Un professionista esperto che ha autodenunciato i sintomi e ha tenuto a distanza chiunque dal momento in cui ha avuto il minimo sospetto di aver potuto contrarre l'Ebola di rientro dalla Sierra Leone, dove lavorava da febbraio. Quando è salita la febbre e ha avvertito gli operatori, è stato portato in autoambulanza nel reparto di malattie infettive senza passare dal pronto soccorso. Non facciamoci prendere dalla psicosi, non ce n'è alcuna ragione, dice Arru. Di sicuro è più probabile contrarre malattie come tubercolosi, sifilide e AIDS, che anche in Sardegna stanno nuovamente aumentando, perché negli ultimi anni è stata abbassata la guardia. Alla conferenza stampa con Arru hanno partecipato il direttore generale del Servizio Prevenzione del Ministero della Salute, Raniero Guerra, il commissario dell'azienda ospedaliera di Sassari, Giuseppe Pintor, il primario del reparto di malattie infettive di Sassari, Maria Stella Mura, il commissario dell'ASL numero 1, Agostino Sussarellu, e i 2 direttori sanitari dell'ASL numero 1, Serenella Zedda, e dell'azienda ospedaliera Antonella Virdis. I responsabili del reparto di malattie infettive di Sassari hanno riferito che il paziente è stato da subito collaborante, lui stesso ha cercato di limitare gli accessi dei medici e degli infermieri. È entrato in ospedale completamente lucido, la febbre come unico sintomo, con i parametri stabili, la prima analisi del sangue nella norma. Un peggioramento si è registrato invece il giorno successivo, cosa normale nel decorso di Ebola. Il responsabile del ministero ha spiegato che sono stati messi a disposizione una decina di farmaci e che dallo Spallanzani sarà emesso un bollettino medico al giorno con le condizioni del paziente e l'uso dei farmaci. Avrebbe colpito la sua convivente con un colpo di fiocina in pieno volto. Un ragazzo sassarese di 20 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il lavoro della squadra mobile e delle volanti della questura di Sassari ha permesso di ricostruire un episodio che per alcune ore è stato avvolto dal mistero per via della versione raccontata dalla vittima, 23 anni, anche lei sassarese. La donna avrebbe infatti raccontato inizialmente di essersi ferita accidentalmente mentre tentava di armare un fucile subacqueo, spiegando anche di aver infilato la fiocina nel corpo del fucile, ma di non essere riuscita ad attivare il sistema di contenimento e finendo per essere centrata in pieno volto da un colpo di rimbalzo, dopo che l'arpione era finito contro la parete di fronte. Gli agenti della mobile sono intervenuti nell'appartamento nel quartiere del Monte Rosello e hanno subito intuito che nel racconto della giovane qualcosa non tornava. Da lì sono scattate le indagini che hanno portato all'arresto del convivente. Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118 che ha trasferito la ferita al Santissima Annunziata di Sassari, dove un'equipe di chirurgia maxillofacciale l'ha sottoposta ad un intervento d'urgenza. In sala operatoria sono intervenuti anche 2 vigili del fuoco che con un arnese speciale hanno spezzato l'asta d'acciaio conficcata nel viso della giovane. Il mese scorso il giovane feritore era stato arrestato insieme ad un complice per aver rubato un fuoristrada, senza però rendersi conto di essere ripresi dalle telecamere di un negozio. Ignari, i 2 si erano impossessati di alcune carte di credito trovate nell'abitacolo insieme alla carta d'identità del proprietario e ne avevano approfittato per fare shopping in alcuni negozi cittadini, esibendo i documenti del titolare e firmando al suo posto.
Un gruppo di genitori ha fatto irruzione nei giorni scorsi nell'ufficio della preside del liceo Margherita di Castelví, cioè le ex magistrali. La dirigente, la professoressa Cristina Piazza, se li è vista piombare in presidenza piuttosto alterati. Stando alle dichiarazioni dei genitori, i loro figli, alunni dell'istituto, sarebbero presi di mira, senza motivo, da alcuni professori. Da giorni il gruppo di genitori chiedeva di essere ricevuto dalla preside, ma non ottenendo risposta hanno deciso di andare di persona. La dirigente si è un po' spaventata dall'irruzione, tanto che sono state allertate le forze dell'ordine. Nell'istituto di Via Manno sono arrivati gli agenti della sezione anticrimine di Abasanta, che in questo momento sono di supporto agli agenti di polizia di Sassari. L'incontro tra gli agenti e i singoli genitori si è protratto per oltre 3 ore, al termine delle quali il gruppo è stato invitato in questura. Perché se è vero come è vero che non c'è stata violenza fisica, è quantomeno comprensibile lo spavento della preside. Quali che fossero le ragioni della protesta, probabilmente i genitori avrebbero potuto impostare l'incontro in maniera differente, anche perché l'irruzione ha creato non pochi disagi al normale svolgimento dell'attività lavorativa. Bentrovati anche oggi con un nuovo appuntamento di Telegin Radio. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo i nostri contatti 079 26 11 50 se volete chiamarci, info@telegi.tv se invece preferite mandarci una mail. Vi ricordo anche il nostro sito che è www.telegi.tv, all'interno del quale ogni giorno troverete tutti i nostri notiziari, l'archivio dei notiziari e naturalmente tutte le nostre produzioni. Bandiere blu alle spiagge sarde, abbiamo un patrimonio unico da valorizzare. Il riconoscimento assegnato alle spiagge di Sorso e Castelsardo è la prova, se ancora ce ne fosse bisogno, che il nostro territorio possiede delle bellezze naturali impareggiabili e che le amministrazioni capaci sono in grado di valorizzarle. Il sindaco di Sennori, Roberto Desini, esprime soddisfazione per le 2 bandiere blu assegnate dalla FEE alle spiagge di Sorso e Castelsardo e auspica programmi condivisi e sempre più incisivi per promuovere le risorse naturali del nord-ovest Sardegna e fare in modo che il Golfo della Sinara e le zone ad esso collegate possano essere in grado di attirare e accogliere flussi turistici sempre maggiori. Ho contattato i sindaci Giuseppe Morgan e Franco Cucureddu per complimentarmi con loro. Le bandiere blu assegnate alle spiagge dei loro comuni sono anche un risultato da ricondurre alle buone politiche di gestione del territorio, messe in pratica dalle amministrazioni locali, ha spiegato Desini. Per questi motivi è importante che gli enti locali, a qualsiasi livello, sappiano cogliere insieme le opportunità offerte dal nostro territorio e promuovano insieme dei programmi in grado di creare una vera rete turistica con servizi d'eccellenza da offrire ai visitatori, con le conseguenti ricadute economiche favorevoli sulla popolazione residente e sulle imprese. Questo era il comunicato dal Comune di Sennori. Io come sempre vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia anche oggi. Dopo la pausa pubblicitaria c'è la seconda parte del nostro notiziario, ma prima di chiudere volevo salutare Valerio Postiglione, il grande Valerio Postiglione di Radio Venere, la radio della nostra città, perché se, insomma, ci stiamo salutando a vicenda, lui nel suo programma, noi nel nostro, e noi lo salutiamo con un grandissimissimi baci. Ciao e grazie, alla prossima, ciao! July, we are young.
Bravi, bravi, bravi. Grazie. Differenziata, come il riciclo può diventare arte. Gli artisti sardi più noti mettono in mostra le loro opere. Da domani al 28 maggio, centro commerciale Luna e Sole. Riciclail, fino al 25 maggio 2015 presso il centro commerciale Auchan, piazzetta antistante Media World. L'associazione musicale Arpe Diem presenta Sonorità tra le corde, gruppo vocale strumentale Maria Carta, diretto dalla professoressa Palmira Santoru. Venerdì 15 maggio 2015, Teatro Manchia, presso Parrocchia Santa Maria di Pisa, via Donizetti, Sassari. Allegra Goro, conduce Alfredo Nieddu, in onda sulla nostra emittente, stasera alle 20.30. Ospite della puntata, il poeta Venarino Doppiu. Cercasi venditrice di bella presenza, automunita, esperta in comunicazione nel settore musica, spettacolo e moda. Per informazioni, contattare il numero 345-341-3811 o rivolgersi allo studio Università delle Produzioni di Piazza Università 9. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.